Io leggo live, quindi suppongo che siamo in Buonasera, diretta in questo momento. sì. Buonasera a Allora, tutti. salve, buonasera a tutti. Siamo qui con la dottoressa Mari Muscarà, consigliera regionale, e la salutiamo, buonasera. Buonasera, grazie. Poi abbiamo Pino Mosca, che fa parte del comitato Notrib, buonasera. Buonasera, buonasera. L'avvocato Luca Capello, che è l'avvocato che si sta occupando per quanto riguarda le azioni legali per l'argomento di quello che andiamo ad affrontare. Buonasera, avvocato. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te di essere intervenuto. E poi il grande attore napoletano Germano Bellavia, che si trova L'attore adesso grande, in diverso. un posto dove ci fa tanta invidia. Grazie per l'invito. Madonna, io adesso ho capito chi è. Ma come no? Un posto al sole. Ma io non ho la televisione. È un'istituzione, non solo a Napoli, direi a livello regionale, non solo, posto al sole, 14ª o 15ª edizione, No, ora vado a memoria. 24esimo. No, mi parlo. 24esima, Ma sono proprio troppo giovane, c'ha la mia età, c'ho la mia età, è un posto al sole. Patrizia, abbiamo incontrato Patrizia proprio ieri e uno, secondo me sono l'unica che continua a fare bene pur non sentendolo Porta bene allora. Ok, continuiamo con le presentazioni, poi il giornalista Carmine D'Augenio e il mio Ciro Kevin di Annuale. Siamo qui per affrontare due argomenti che stanno a cuore ai cittadini napoletani. Uno per quanto riguarda la sicurezza per una trivellazione o perforazione fatta in via Antiniana, ai Campi Flegrei, cosiddetta proprio dalla dottoressa Mari Muscarà, la Banca delle Bestie. Sì. E poi un altro argomento che è di grande attualità, dopo che si è parlato di togliere le concessioni ad autostrade, ai Benetton delle autostrade, c'è un altro argomento che sta a cuore ai napoletani, che è quello di rendere finalmente la tangenziale di Napoli finalmente pubblica e senza pedaggi. Quindi vorrei intanto iniziare con l'argomento tangenziale, se va bene per tutti quanti. Dopodiché poi Per me andiamo va ad affrontare benissimo. l'altro argomento. Siete d'accordo? Sì. Va bene. Ok, prima magari vorrei far intervenire l'avvocato Luca Capello per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, perché dovrebbe essere finalmente senza pedaggi. Allora, intanto rinnovo i ringraziamenti per l'invito, che sono sempre molto utili queste trasmissioni, perché alcuni argomenti, ad esempio quello di cui parleremo dopo, Notrip, è rimasto, non dico, diciamo così, nell'oscurità informativa, ma poteva e doveva, per la gravità dei fatti che poi racconteremo, avere una ribalta anche mediatica molto differente, un salto per le migliaia di residenti coinvolti. Devo poi sempre in premessa scusarmi con tutti e con coloro che ci stanno seguendo, perché io tra 40 minuti, massimo 45, dovrò lasciarvi per altri impegni già precedentemente presi. Allora, andando alle ciance, come sapete tutti, il governo nazionale, dopo una diciamo battaglia durata moltissimi mesi, ma finalmente portata a termine, è riuscito con grandissima difficoltà, per le ragioni che spiegheremo, ad Scusami Luca, ti voglio estromettere. interrompere un attimo, scusami un attimino, magari se gli altri componenti, mentre tu parli, possiamo disattivare i microfoni perché altrimenti si sentono dei disturbi in audio e potrebbe essere fastidioso per chi ci ascolta. Ok, grazie. Allora, dicevo, come sappiamo tutti, il governo nazionale è riuscito, dopo una battaglia durissima e anche molto defaticante e lunga, ad estromettere i Benetton, quindi il settore, diciamo, privato, dalla gestione di un bene pubblico, le autostrade italiane. Ovviamente l'operazione è un'operazione che va ancora monitorata, non è ancora conclusa. Sul banco, sul tavolo, c'è ancora la pistola fumante della revoca, ma i Benetton, che possiedono tuttora ancora la maggioranza di ASPI, attraverso la loro controllata Atlantia, hanno accettato tutte le condizioni, anche molto stringenti, in favore del popolo imposte dal governo nazionale. Questo lo dico in premessa perché anche nella galassia societaria di ASPI,
appartiene Tangenziali di Napoli S.P.A., il cui presidente è il noto Cirino Pomicino. Ora, con la ripubblicizzazione delle autostrade nazionali, con un'operazione anche di mercato, perché diventerà una public company, con la diluizione della quota privata venduta al mercato a investitori istituzionali scelti da Cassa Depositi e Prestiti, che entrerà massicciamente nel capitale, si può cominciare a ragionare e a pensare ad una, diciamo, pubblicizzazione definitiva della nostra Tangenziale. Voglio ricordare alcuni dati che sono, secondo me, diciamo, la cornice informativa necessaria per affrontare un dibattito che, diciamo, rispetto alla qualità degli ospiti non può che essere di alto livello. Allora, intanto noi dobbiamo dire con chiarezza che dal 2001 abbiamo interamente pagato i costi sostenuti negli anni per la costruzione di questa arteria così importante che unisce da est a ovest la nostra amata città. Nel 2017 la poi aggiunta Commissione Europea ha dichiarato tecnicamente illegittimo, con una formula diciamo meno dura, un po' più blanda, ma comunque illegittimo, il pedaggio che siamo costretti a pagare. Il famoso oppolo, una tantum forfettario, a prescindere dal chilometraggio che uno percorre, che si paga appena si mette piede all'interno della tangenziale. Allora, noi abbiamo pensato, e ora la consigliera Muscarà ci potrà dare conferma anche in termini di eventi che stiamo provando ad organizzare come forza politica, come movimento, abbiamo pensato di lanciare questa sfida sia al governo nazionale che alle istituzioni locali per gestire questo tratto così importante della nostra viabilità cittadina, in maniera tale che con le dovute e graduali accortezze e soprattutto con una, diciamo, con il mantenimento di uno standard di sicurezza molto elevato, possiamo eliminare o gradualmente ridurre questo odioso balzello che tutti noi napoletani siamo costretti a pagare. Questo in linea di massima e in generale. Ovviamente bisogna tener conto, come ho detto, della sicurezza, perché comunque la tecnicalità nella gestione di questo tratto autostradale è molto complicata. Ci sono viadotti, ci sono gallerie, quindi la sicurezza prima di ogni altra cosa. E poi cercare di garantire anche lo stesso livello occupazionale. Ricordiamo che sono centinaia le persone attualmente ancora occupate attraverso Tangenziali di Napoli S.P.A. Però è arrivato il momento, in due parole in sintesi, di non pagare più il balzello, di mantenere lo stesso standard di sicurezza e finalmente portare di nuovo nel pubblico, nella gestione pubblica, un'arteria così importante. Una nota a piedi pagina e poi passo la palla agli altri interlocutori, va poi aggiunto che siamo gli unici in Italia a pagare la tangenziale, il grande raccordo anulare di Roma, molto più ampio, molto più esteso, che fornisce il servizio autostradale di viabilità ad un numero molto più importante e cospicuo di persone e a titolo gratuito. Certo, vorrei cogliere l'occasione per passare un attimo dei quesiti alla dottoressa Muscarà in questo momento. Ho letto alcuni dati, non so se siano esatti. Sembra che i ricavi della tangenziale ammontano a circa 70 milioni di euro, mentre le spese per la manutenzione della stessa ammontano a circa 10 milioni di euro. Non so se lei conosce i numeri esatti. Corretto, sì. I stessi dati che abbiamo anche in conoscenza. Cifre blu, naturalmente, cifre blu che non sono più giustificabili, come detto già Luca. Quindi questi ricavi non sono dati soltanto dai pedaggi, ma anche dalle concessioni delle aree di servizio e delle pubblicità che si fanno sulle stesse. Quindi molte persone si pongono la domanda che nel momento in cui la tangenziale, il pedaggio venisse eliminato, loro dicono: ma la manutenzione riusciremmo a mantenere con gli stessi standard? Quindi significa, il loro timore è che nel momento in cui la tangenziale diventasse senza pedaggi non ci siano abbastanza fondi per mantenerla. Questa ovviamente, come ha detto prima l'avvocato Capello, anche il raccordo anulare, che ben tre volte la lunghezza della tangenziale di Napoli, comunque è mantenuto benissimo e lì non si pagano pedaggi, quindi suppongo siano a carico dell'ANAS.
Esattamente. Allora, il discorso della tangenziale, guarda, ritornando un po' nei tempi andati, pensi che credo che lo affrontammo all'interno dell'Emitap, quando eravamo ancora amici del gruppo, amici di Beppe Grillo, penso nel 2012, quando immediatamente dopo la data del 2008, dove scoprimmo che l'ANAS aveva ancora concesso Comicino e Compagnia Bella la possibilità di ingrassarsi con la scusa della manutenzione da effettuare sulla rete. È sicuramente una tipicità tutta napoletana, così come è una tipicità tutta italiana quella delle autostrade a pagamento. Sicuramente è un balzello che non può essere più pagato. Il rapporto tra introiti e spese che lei adesso mette è l'aspetto che ha noi, che non giustifica assolutamente questa cifra. Ci sono posizioni diverse rispetto a questo tema, che però vanno tutte nella stessa direzione, di organizzare nel tempo una ripubblicizzazione di una strada che doveva nascere pubblica e privata soltanto per un certo periodo, in concessione soltanto per un certo periodo. Ci sono proposte, in ogni caso bisogna iniziare questo percorso, un percorso che tuteli sicuramente i lavoratori della tangenziale e che mantenga gli standard occupazionali a un certo livello. Nessuno può andare in mezzo alla strada soltanto perché improvvisamente si decide una cosa del genere, e per la manutenzione il rischio che molti mi hanno chiesto in questo periodo, ma come poi il comune di Napoli ce lo fa, ma il comune non deve proprio entrare in questo discorso, è una strada ANAS che deve essere manutenuta come tutte le strade ANAS. Anzi, nel momento del rilascio ce la devono lasciare in ottime condizioni, visto che gli è stata prestata per tanto tempo. Un'altra proposta che è venuta in mente ad alcuni e che comunque va presa in considerazione potrebbe essere quella di non abolire completamente il pedaggio, ma per disincentivare l'utilizzo dell'auto e nel frattempo aumentare e migliorare la mobilità alternativa, di ridurre questo pedaggio a, naturalmente togliendo la Pomicino tutto ciò, a 50 centesimi invece di 1 euro, e questi 50 centesimi dovrebbero ricadere per intero sul miglioramento della mobilità interna alla città. Sappiamo che noi l'uso della macchina all'interno della città di Napoli non è un piacere e non è una cosa che uno fa per piacere proprio, ma è necessaria perché non ci sono altri mezzi. Perché non ci sono mezzi pubblici, perché i funicolari chiudono molto presto, per non parlare di comune e metropolitana. Per cui io valuterei nel ventaglio delle possibilità che ci sono anche questa possibilità di ridurla per far sì che il beneficio ricada finalmente non sul signore che si è già arricchito in maniera spropositata, ma ricada sulla città per migliorare quella mobilità sostenibile alla quale tutti auspichiamo, che però non si è mai realizzata. Grazie per questa proposta. Io credo che questo è un mio pensiero. Magari per recuperare dei soldini per la manutenzione anche delle altre strade, sì, magari della città, come l'asse mediano, qualcuno ha detto che versa in condizioni pietose, altre strade di Napoli sono ancora piene di buche, magari potrebbe essere utile inserire una sorta di gagliardetto sul lunotto dell'auto, in modo tale che comunque si possono eliminare i caselli, perché sono quello il fastidio più grande per gli automobilisti napoletani, che chi quotidianamente deve attraversare quell'asse si deve fermare e trovare i 50 centesimi o l'euro in base a quanto sarà il pedaggio, e quindi si rallenta il flusso. Pertanto, come avviene in Austria e in Svizzera, si appone sul lunotto un gagliardetto che dura un anno, un mese o una settimana in base all'utilizzo che se ne fa, in modo tale che un turista che viene a Napoli magari deve apporre questo gagliardetto per il tempo necessario che sta in città. Questa potrebbe essere una cosa utile, dottoressa. Però per i campani, per i napoletani,
diciamo che visto che 20 anni fa si erano raggiunti i costi di realizzazione di questa tangenziale, sarebbe giusto indennizzarli per tutto il tempo che hanno pagato indebitamente. Questa la vedo. Questa logicamente non è una cosa fattibile, però dato che gli automobilisti napoletani pagano già la tassa di possesso dell'automobile, magari esentarli totalmente i napoletani di questa di questo pagamento e magari farlo ricadere su chi viene a Napoli. E non sarebbe un disincentivo a venire a Napoli, perché ci sono tanti modi per venire in vacanza a Napoli. Assolutamente. Però sarebbe il modo giusto. Qui. Sì, sì, dica. Questa è anche un'altra proposta. Cioè, l'importante è che abbiamo assodato questa tangenziale, deve essere tolta dalle mani di chi già si è arricchito in maniera indecorosa. Quindi già è un passaggio. E il procedimento nazionale ci aiuta in questa nostra posizione. Adesso la strada poi da perseguire per raggiungere questo obiettivo, garantendo il livello occupazionale, garantendo naturalmente la manutenzione della strada, e la via di mezzo che ci consente, per esempio, la proposta, le ripeto, che era stata fatta, questa della mobilità sostenibile, sono tutte quante sul piatto. Poi bisognerà ragionarci insieme e decidere qual è la strada migliore. La posizione che abbiamo tutti ed è certa è che basta così, basta Comicino e Compagnia Bella possono ritenere chiuso questo loro percorso di vita, anche stato già abbastanza adorato. Magari vogliamo ascoltare un attimo Germano Bellavia anche su questo argomento, lui con cosa ne pensa di farmi piacere una tangenziale non più a pagamento, visto che comunque ha tante belle pasticcerie sparse per la città e quindi raggiungerle senza pagare un pedaggio non sarebbe neanche male. Ma questo sinceramente è l'ultimo problema, perché fortunatamente le cose ci vanno bene, non ce lo possiamo permettere, quindi non è che questo è il problema che voglio denunciare è quello che sono stato protagonista il 20 dicembre del 2019 di un incidente sulla tangenziale di Napoli al chilometro 4 tra Agnano e Pozzuoli, prima della grotta, un poco dopo la pompa di benzina della Esso. Erano le 6:20 di mattina, per fortuna era un giorno festivo e non feriale, ed è per questo probabilmente che sono vivo. Mi sono crollati avanti 5 alberi e praticamente la macchina che era subito prima di me si è infilata sotto a questi alberi e io sono andato a finirci dentro. È inutile dirvi che io dal 22 dicembre del 2019, Covid a parte, la notte non dormo. Non dormo perché mi sveglio sempre con lo stop del signore avanti a me, che per scendere dalla macchina ha impiegato 5 minuti. L'impatto è stato talmente forte che io pensavo di averlo ammazzato. Per fortuna sono sceso, lui era sotto shock, ho tolto il freno a mano, ho tolto i piedi dal freno e l'ho portato sotto al guardarail. La prima macchina ad arrivare, sempre per fortuna e ringraziando il nostro signore, è stata quella della stradale, che ci ha ignorati perché giustamente si sono precipitati sotto agli alberi a vedere se c'erano altre persone, anche perché non hanno creduto quando noi abbiamo detto guardate, ci sono caduti avanti, li abbiamo visti crollare. E niente, giustamente come il protocollo imponeva, loro si sono precipitati sotto agli alberi. Una volta resisi conto che non c'era nessuno, ci hanno prestato occasione. Lo scandalo qual è? È il seguente. Quello che nella polizia stradale della tangenziale di Napoli, nei pompieri intervenuti per segare gli alberi e nessun altro ha verbalizzato la situazione. Quindi il mio avvocato Dario De Landro del Foro di Napoli, quando ha scritto alla tangenziale di Napoli, il rappresentante della stessa ha risposto che non c'era nessun verbale che testimoniava quanto era accaduto, ma il CID che io ho dovuto compilare per risarcire l'automobilista che mi precedeva è la prima testimonianza. Ci sono le testimonianze dell'altro conducente, quello con il quale ha avuto l'impatto, ci sono le fotografie che io ho scattato,
quella notte, quella mattina, di tutti gli alberi che invadevano le due carreggiate fino quasi ad entrare nella terza. E fotografie, testimonianze varie, pare non servano a nulla. Io ho spesso parlato con direttori dei giornali, i quali mi hanno detto: Germano, è inutile far uscire la notizia adesso, adesso sono tutti quanti presi dal Covid, non avrebbe il giusto risalto, quindi evita, anche se è successo, vi ripeto, il 19 dicembre. Mi rispondevano: ora è Natale, ora non è il caso parlarne, aspettiamo un po', vediamo un po' che adesso la polizia stradale ti risponde. Tutto svanito nel nulla. Resta la mia denuncia, resta il fatto che io potevo essere morto insieme all'altro conducente e nessuno avrebbe saputo mai nulla. Vabbè, questa praticamente è l'ennesima prova, Germano, che la sicurezza... La sicurezza che non esiste, perché io ero morto. La strada italiana che conta più morti durante ogni anno è la tangenziale di Napoli. Nonostante la sicurezza, ma questa sicurezza che noi paghiamo, dove sta? Non esiste la sicurezza. Quindi la sicurezza di contare i morti del Covid, rassicurare le persone, i morti della tangenziale di Napoli sono molti di più di quelli che fa la camorra. Quindi praticamente la sicurezza di una strada, questa è l'ennesima prova che non viene dal fatto che una strada sia pubblica o privata, e il ponte di Genova è la prova tangibile di questo. Quindi i timori che hanno le persone, alcuni napoletani. Dimmi Germano, scusami. No, le vittime che ci sono nelle strade comunali ogni anno, la povera signora che morì sul lungomare per quel lampione che cadde, i poveri ragazzi che sono morti uscendo fuori a Via Petrarca, quelli che sono morti a Via Nello Falconi, di quante persone vogliamo parlare? Però voglio dire, quelle strade là noi non le paghiamo per passarci, io devo pagare per morirci, ma che stiamo scherzando? Certo. Ancora ci sono delle fatalità delle quali non si possono certamente prevedere, alcune si possono, la sicurezza di una strada certamente è deputata a chi quella strada se la fa pagare. Ma se il 22 dicembre è una giornata, cioè però... una tempesta quella notte incredibile, tu per sicurezza quella strada la chiudi, visto che ai margini ci sono degli alberi che possono con una tempesta del genere invadere la carreggiata. Una strada se non la vuoi manutentare, se non vuoi stare attento ad evitare, la chiudi. E poi quel giorno sulla tangenziale di Napoli ad Agnano ci fu una vittima. Sì, ricordo perfettamente quella persona che con l'ape era un venditore di, mi sembra, un contadino, una cosa del genere, non sbaglio. Tanto, non è morto nessuno. Dottoressa, ci sarebbe modo di renderle più sicure queste strade, secondo lei? Parliamo di certo, non tagliando gli alberi perché sono una cosa troppo importante. No, ma anche perché abbiamo tagliato gli alberi, li vogliamo tagliare più. Cioè, che c'è rimasto da tagliare? Gli alberi di Napoli li hanno rasi al suolo e dove hanno ricostruito nuovamente, hanno costruito senza neanche lo spazio per gli alberi. Al Vomero è rimasto un alberello che tiene quasi 100 anni, ormai chiamato Massanillo, unico albero che è rimasto nella zona Vomero Arenella, ma penso che tra un poco anche lui non ce la farà, perché sanno, quando potano non mutilano, l'albero viene mutilato dopo l'operazione di potatura, che viene fatta anche in periodi sbagliati. Quindi alberi cerchiamo di ripiantare. Dottoressa, riguardo agli alberi, però abbiamo una cosa in città, a Napoli, che invece ha funzionato molto bene, ed è il Bosco di Capodimonte, e che è stato, cioè, un nuovo direttore francese, che ha reso quel parco a dir poco meraviglioso. Io ci sono stato qualche settimana fa e devo essere sincero, mai mi sarei aspettato che in poco tempo potesse raggiungere questo splendore. Allora, diciamo che lui ha giocato facile perché aveva a disposizione uno dei parchi più belli al mondo, dove sì. I napoletani, del quale i napoletani non conoscono tutte le bellezze, in fondo quasi nella parte finale del Bosco di Capodimonte c'è il frutteto dei Borbone,
che spesso è chiuso e che però conserva le antiche terre degli ananas del Borbone e delle piante rarissime. Io ho visto per la prima volta lì dentro un albero che sembrava un albero di ciliegie, invece erano meline piccole piccole col sapore di mele annusche. All'interno del bosco c'è anche un serbatoio d'acqua gigantesco che ancora funziona, perché i Borbone, a differenza nostra, quando pensavano di irrigare avevano l'accortezza di raccogliere l'acqua piovana piuttosto che sciupare acqua potabile. Quindi il direttore, che sicuramente ha fatto benissimo, si è trovato di fronte a un patrimonio che non era difficile da gestire. Anzi, all'interno di questo abbiamo donato noi 7 consiglieri del Movimento 5 Stelle 7 alberi al bosco di Capodimonte, che sono stati sono in crescita, ci saranno anche le saline che identificano che tipo di albero è, perché la difficoltà è anche che non sappiamo neanche riconoscerle tra oleccio, faggio, castagno. Io qualcosa l'ho imparata per il piacere di conoscerla, però se chiedi la differenza tra un castagno e un oleccio, insomma, non lo sa, e non lo sanno manco i giardinieri che quegli alberi devono piantare. Purtroppo. Dottorista, magari si potrebbe, dato che teniamo anche l'orto botanico, che è un'eccellenza, penso, mondiale, certo. No? Certo. E magari con questo direttore, che è un direttore che ha fatto bene il suo lavoro, sta facendo bene il suo lavoro, magari creare un gruppo di persone che curano il verde pubblico della città, proprio partendo da questi vertici, magari. L'orto botanico, e poi scegliendo magari, come diceva Germano, dato che ci sono degli alberi che sono pericolosi, sì, sì. Ok, li possiamo anche tagliare, però rimpiazziamoli immediatamente con degli alberi che siano magari più sicuri, più sicuri, più bassi, che sono magari hanno una manutenzione anche più semplice. Il problema... Scusa, ma esiste l'orto botanico, esiste sì, sì. Il quello che esiste, ma ai margini di una careggiata non ci possono stare gli alberi. Cioè, io stavo morendo. Sinceramente, che è un castagno, che è un leccio, che è quello che è, io non me ne, cioè, sinceramente non mi interessa. Io sto parlando della vita di una persona, di più persone, no, messe a rischio. L'albero viene dopo la vita umana, con tutto il rispetto per gli alberi. No, no. Sì, scusa, sì, ma... vabbè, però ci sta, però una cosa non è scritta. Andiamo a vedere, Germano, perché la polizia non ha denunciato questa cosa. Andiamo a vedere questo scandalo qua. Poi l'orto botanico, tutti quegli alberi che volete parlare, parliamo. Ma se dobbiamo parlare della tangenziale, andiamo a parlare di questo scandalo. Io ero morto il 22 dicembre. Ma d'accordissimo, Germano, ma si potrebbe anche tagliare quegli alberi e utilizzare delle pareti verticali. No, si devono tagliare le teste di chi non fa il proprio lavoro, no, degli alberi, perché gli alberi, sì, se sì. tenuti bene, non crollano. Certamente, mentre chi non denuncia che ci sono delle irregolarità, quelli vanno tagliati, le teste di quelli là, di chi sta là a scaldare la poltrona, la scrivania, invece di verbalizzare che mi sono caduti 5 alberi avanti e stavo morendo. Io, se mi posso permettere, c'è un aggravante a tutto questo, perché da Città Metropolitana c'è stato non molto tempo fa un progetto che stanziava oltre il milione di euro proprio per tutta la fortificazione e la ripiantagione degli alberi, proprio per quanto riguarda il verde, tant'è vero che era ossigeno bene comune. Quindi, voglio dire, i progetti ci sono. L'aggravante è poi che per strada poi invece non li riscontriamo, questi progetti che sono in essere. Sì, secondo me però dobbiamo dividere un po' le due cose. Ma poi, se posso permettere, un secondo sulla sicurezza generale, è tutto vero quello che si stava dicendo, e voglio ricordare a tutti che esistono ad oggi ben 2 inchieste incardinate già presso la Procura della Repubblica di Napoli, che riguardano i viadotti di Capodichino e di Arena Sant'Antonio. Ricorderete tutti che lo scorso 12 marzo, in pieno AON, la IPM napoletani hanno sequestrato la sede della società della documentazione progettuale, relazioni interne, atti relativi alle 2 opere. Per cui, da questo punto di vista, un'attenzione particolare anche di rilevanza presunta penale c'è già. E qui vuol dire che poi, in effetti, il discorso della sicurezza non è, tra virgolette, liscio, come si
come lo si racconta, perché altrimenti lo stato di degrado, le prove di carico, le relazioni sul calcolo della sicurezza proprio su questi due viadotti, Capodichino, ripeto, Arena Sant'Antonio, non avrebbero, diciamo così, prodotto approfondimenti investigativi. Quindi è chiaro che abbiamo un problema anche di sicurezza più in generale, come diceva l'ottimo Germano. No, no, Mattia, assolutamente ragione. E dobbiamo fare però la differenza. Una cosa sono gli alberi che sono caduti, mi dispiace, hanno creato questo problema sulla tangenziale, effettivamente rischiosissimo, perché insomma, avete rischiato la pelle. Altro è la cura del verde, che invece ha bisogno di altro, ha bisogno che di manutenzione del verde, e naturalmente ha bisogno anche che l'albero viene, deve essere controllato. Un albero tutto alto, con il vento diventano... vengono facilmente abbattuti e diventano pericolosi. Il problema è che il comune non ha, mai messo, la cosa più stupida del mondo, il comune di Napoli non possiede quel macchinario che consente lo sradicamento dei radicioni una volta che viene tagliato e rimane quel coso mozzo, che sembrano già tanti sediolini. Non tirare fuori il radicione naturalmente non consente di ripiantare un altro albero, per cui il Comune di Napoli, così come ha fatto durante il Covid, che ha mandato i giardinieri in smart working, poi non so che tipo di smart working potevano fare da casa, la manutenzione del verde è fatta come quella che dice Germano, a rischio naturalmente di chi cammina per strada, non solo sulla tangenziale ma anche per strada. Arriveranno tra un pochino, già sono stato deliberato, 18 milioni di euro per il verde in Regione Campania, 15 milioni di euro sono destinati tutti a piccole aree verdi della città di Napoli, divise a secondo della municipalità. Speriamo vivamente che non si facciano progettini fini a se stessi e che invece si strutturi un percorso di ripiantumazione, giusta ripiantumazione degli alberi e di manutenzione a lungo termine. Perché 15 milioni di euro sono veramente... Io se posso dire, rubare il lavoro ai due moderatori, sempre così puntuali, stimolare in maniera più il dibattito, però anche in ragione del fatto che anche la Comunità tra un po' ci dovrà abbandonare, lasciare come me per l'incontro, se siete d'accordo di, tra virgolette, virare... l'argomento. Sì, sì, d'accordissimo, anche perché c'è Pino Mosca in attesa e che penso che sia in fermita attesa. C'è Pino che giustamente, insomma, ci può e ci deve assolutamente assistere in questa discussione. Allora, se siete sempre in ragione, la solita premessa che devo scappare tutto, farei un breve punto introduttivo e qualche aggiornamento. Poi ovviamente svilupperete meglio il discorso. Allora, come sapete, noi abbiamo per riguardare questo, verrà raccontato con dovizia di particolari sia da Mosca che della dottoressa dalla consigliera Muscarà, abbiamo decidato per quanto mi riguarda un'integrazione all'esposto denuncia querela per attenzionare la locale procura della Repubblica su quello che riteniamo un iter burocratico autorizzativo quantomeno di interesse investigativo sotto il profilo dell'approfondimento delle autorizzazioni, dello stanziamento di cospicue somme di denaro pubblico, circa 4 milioni di euro, per un progetto che poi ha sostanzialmente prodotto solo allarme sociale, mettendo forma a rischio l'incolumità pubblica, e che ora gli studi tecnici vi racconteranno sia la Muscarà che Pino Mosca, ma comunque in ogni caso ha destato grande preoccupazione nei numerosi residenti. Ora io voglio darvi questa nuova notizia: noi abbiamo già preparato un'altra integrazione, precedente integrazione originario, dove a seguito dell'ottimo lavoro della Muscarà siamo riusciti a recuperare ulteriore documentazione amministrativa proveniente da articolazioni amministrative della Regione Campania, dove scignottano lo stesso atteggiamento di rimpallo di responsabilità, distinguo e di prese di posizioni di distanze da questo progetto. Abbiamo già potuto, tra virgolette, ammirare con l'intervista rilasciata il 14 luglio scorso dal referente, ricordatemi il secondo, come si chiama, non mi sfugge il nome, da Pasquale
Denat, che è il referente per l'Istituto Nazionale per il progetto GeoGrid, quindi lo stesso atteggiamento di presa di distanza sostanzialmente dal suo presidente Duglioni lo ha assunto alla stessa direzione generale. Grazie all'ottimo lavoro della consigliera Muscarà siamo riusciti a entrare in posto di questo argomento, quindi vi dico in diretta che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, depositeremo ulteriore integrazione all'esposto originario, perché veramente a questo punto è indispensabile un'attenta valutazione dei profili di rilevanza potenziale penale da parte della Procura della Repubblica. Ricordiamo che è impegnato l'aggiunto direttamente in questa inchiesta, che per ora è senza iscritta contro ignoti, ma che a seguito anche di questa ulteriore integrazione con gli allegati che ho detto potrebbe assumere una dimensione anche più personalistica, mettiamola così. Quindi in sintesi cedo la parola Luca, avvocato, io però oltre a questi aspetti vorrei un attimo dare la parola a Pino Musca, perché ha effettuato un sopralluogo per le ragioni proprio... che già ho spiegato, volevo da poco. E quindi vorremmo sapere un attimino vorremmo praticamente rassicurare le persone che ci ascoltano sulla situazione attuale, perché noi abbiamo lasciato l'ultima volta che ci siamo interfacciati tutti quanti questa trivellazione fatta con dei fumi altissimi che uscivano da questo pozzo. Poi però sono stati effettuati dei lavori su questo pozzo e attualmente diciamo c'è una situazione diversa. Quindi magari Pino, che è andato a fare vari sopralluoghi, ci può illustrare com'è la situazione attualmente. Sì, allora, innanzitutto solidarietà innanzitutto ancora a Germano, perché se l'è vista brutta, e torno sulla tangenziale per un istante perché è una vecchia battaglia meridionalista, quindi la conosco bene, la storia e tutte le lotte fatte per fermare questo pedaggio. È indecente che paghi e non viene manco controllato, quindi va al di là anche del verde pubblico e tutte le cose che sono state successivamente. È gravissima la cosa che è accaduta, perché ancora di più la sicurezza in tangenziale, finché paghi, dovrebbe essere garantita al 100%, non lo è per niente. Inoltre, come potrebbe risolvere? Dovrebbe tornare all'ANAS, visto che l'ANAS viene tirata fuori oggi dai privati, i napoletani non dovrebbero pagare più, visto che non avranno il risarcimento. Per me è giusto non metterci manco più un centesimo sulla tangenziale, ma magari, visto che torna assolutamente d'accordo con te, potrebbero mettere semplicemente 20 centesimi in più chi arriva al casello di Caserta, che vanno per la manutenzione della tangenziale di Napoli. Quindi ci ritornerebbe finalmente da tutti quelli che fino ad oggi abbiamo anticipato solo noi. Vabbè, giusto perché ci tenevo, è una mia vecchia battaglia anche questa della tangenziale, quindi ci tenevo da meridionalista, basta con il polinomialismo, insomma, ci hanno stufato. Torniamo al problema trivellazione. Allora, ho fatto un sopralluogo stamane, l'aria è deserta completamente, c'è una gabbia che chiude ormai questa trivella che è stata chiusa, questo pozzo chiuso, i fanghi sono ancora lì, e questo è gravissimo, perché sono fanghi tossici, sono lì al sole, sempre nella stessa aria. Ho saputo che hanno preso 3 milioni e mezzo la Sudgest e la Geo della Grade per questi progetti, tra cui rientrava appunto di Antigliano, ed è tutto lì senza monitoraggio e senza niente. Fino ti sentiamo disturbato, secondo me, scusami Mino, ti sentiamo un po' disturbato. Meglio? Sì. Senti meglio? Riesci a sentirmi? Sì, adesso sì. Pino, però prima di affrontare il discorso che ha affrontato già anche l'avvocato Carlino, se puoi magari illustrarci la situazione attuale proprio di come è il pozzo, di cosa è stato fatto in questi giorni, e poi dopo magari andiamo a fondo sulle responsabilità e sulle altre argomenti da trattare. Ciro, oggi vediamo un pozzo chiuso, recintato da una gabbia, i fanghi depositati lì al sole sono fanghi tossici, andrebbero smaltiti, e nessun tipo di monitoraggio. Questa è la situazione attuale. Proprio quindi non c'è più l'ARPAC non c'è più a monitorare l'aria del hanno messo le strumentazioni, non sono visibili ad occhio nudo, quindi magari bisognerebbe chiedere come stanno, se stanno facendo un monitoraggio minimo
cioè ricordo che il progetto di Magnoli nel 2012 fu fermato a 500 metri. Da allora Bagnoli è monitorata H24 e non ha incontrato una falda, non c'è stato un incidente di pozzo, ma è monitorata. Qui c'è stato un incidente di pozzo, non c'è monitoraggio alcuno, comunque non ce l'hanno comunicato e non ci hanno rassicurato. E ci sono ancora i fanghi lì, questa è la cosa gravissima, ci sono ancora i fanghi lì aperti al sole con tutti i soldi che hanno preso, neanche lo smaltimento dei fanghi, che va fatto in una certa maniera e che sicuramente avrà un costo, hanno fatto fino ad oggi. Nulla. Questa chiusura è stata effettuata con una valvola che si potrebbe anche riaprire e far uscire un'altra volta questi fiumi. Non è una chiusura definitiva del pozzo. Secondo voi è il modo giusto in cui si è intervenuti sul pozzo, oppure bisognava fare un'azione differente? Io la vedo la pezza a colori. Poi dovremmo vedere che accade. Penso che Maria è d'accordo. Un attimo, salutiamo l'avvocato Capriello che deve lasciarci. Infatti, già grazie per la disponibilità che ci ha dato. A voi l'invito e mi scuso anche con gli altri ospiti, ma purtroppo veramente devo scappare. E spero che si potrà fare un altro incontro anche di approfondimento proprio monotematico su questa cosa, perché come insomma diceva giustamente Pier, finita. E ora, a prescindere dalla tecnica, dalla tecnicalità impiegata per chiudere questo pozzo, è indispensabile un monitoraggio H24 per almeno un anno per capire quali sono gli sviluppi anche del sottosuolo e tutto. Insomma, quindi spero in un altro invito per una trasmissione monotematica. Mi scuso ancora e vi saluto tutti. Grazie ancora, buona serata, avvocato. Ecco, c'è andato. Ok. Adesso abbiamo il dottor Mastro Lorenzo, il professore Mastro Lorenzo, che magari ci può illustrare su come abbiamo posto una domanda prima, magari la giriamo a voi per avere delle risposte più tecniche, ovviamente, perché essendo un geologo il professor Mastro Lorenzo, magari ci può illustrare su come sia stata effettuata questa chiusura e se è il modo giusto questa chiusura che sembra non essere definitiva perché è avvenuta con una valvola. Professore, allora ci vuole illustrare lei come crede che sia il giusto intervenire su quel posto? Però vedo un'immagine fissa. Sì, forse non riesce a sentire. Ci può dare conferma se sente la nostra voce, professore? Si sente a tratti. No, non è proprio fisso, ma è Stiamo cercando di metterci in contatto con il professor Mastro Lorenzo. Uno dei massimi esponenti della geofisica italiana. Facciamo così, se magari no. se esce rientra e provando se ci sente, perché vedo che non è solo che ha intermittenza. Proviamo un attimo. Mastro Lorenzo, sì. Ci sente? Mi vedete? Benissimo. La vediamo, ma non la sentiamo benissimo. Secondo me, essendo in autostrada, ovviamente la connessione probabilmente non è perfetta. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo queste adesso mi sentite? Difficoltà a connettere. Ma sembra che adesso sia spettacolo, sembra di sì, eh? Ah, ecco. Adesso la vediamo benissimo. Ok. Ci sente? E mi sentite? Sì, adesso la sentiamo. Professore, avete ascoltato la domanda che gli abbiamo posto? Mi sento. Sì. La domanda l'avete sentita? Quella che vi abbiamo ho ascoltato. Proposto? Io purtroppo sono in un posto sulla Solfatara, come vedete. Sì, l'ho sentito adesso, sì? Sì, vai avanti, dai la risposta. Va bene. No, io mi trovo sulla Solfatara perché devo fare un altro collegamento
sulla stessa questione del rischio di geotermia. No, la domanda l'ho sentita, ma non ho la risposta. Nessuno ce l'ha questa risposta, perché non sappiamo come sia stato realmente chiuso questo pozzo e con quali autorizzazioni. Perché per quanto mi risulta, io attendevo, per quello che avevo saputo dai responsabili della regione e dai consiglieri regionali, che era stata interpellata la Protezione Civile Nazionale, quindi la Commissione Grandi Rischi, e quindi che la valutazione sia in merito ai rischi connessi al pozzo, sia alla opportunità di chiudere, in che modo chiudere, spettasse a una valutazione a livello nazionale, perché non è una cosa ordinaria perforare all'interno di un campo fumarolico. Non è normale che si verifichi un incidente, si verificano gli incidenti, ma non in centri abitati ad altissimo rischio, e non è normale che poi si proceda a una chiusura senza aver fatto un adeguato monitoraggio. Quindi in realtà aspettiamo tutti di sapere, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista amministrativo, giuridico, come si è proceduto alla chiusura di questo pozzo e che tipo di chiusura è. Da professore, da quello che si vede, da quello che si vede ovviamente in superficie, e non facendo delle valutazioni interne, perché ovviamente suppongo che si debbano fare tutta una serie di valutazioni, di analisi, già prima di effettuare una perforazione, penso che erano dovute delle analisi, degli studi sul suolo di quel territorio. Non so se siano state fatte. Ovviamente adesso, per giudicare se questa azione fatta a tamponamento, a parziale risoluzione del problema, quella di inserire questa valvola, credo che si sia messa a quel punto, visto che c'è una sorta di valvola, di manopola, che per chiudere questo flusso di anidride carbonica che esce, non so qual è neanche la composizione esatta di quello che esce da questo. Per domani. No, non ci sta. No, forse non ti ha ascoltato. No, ti rispondo, perché diciamo, ho sentito tante volte. Magari Vino conosce a fondo questa cosa, questo argomento, quindi magari può darci lui la risposta. L'analisi né prima né durante né dopo, manca completamente il monitoraggio di quello che è stato fatto. Come dicevo giustamente, il pozzo è un mistero. Questo è il pozzo delle beffe, ma anche il pozzo dei misteri, perché non c'è stata data nessun tipo di comunicazione su chi, come, in che maniera si è chiuso quella valvola, che serve per chiudere. Non ci hanno comunicato niente, monitoraggio di nulla. Quindi veramente solo la procura per far luce, che lo faccia, anche per darci sicurezza, appunto, di un monitoraggio che è altro che un anno. Ripeto, Bagnoli è dal 2012 che ha un monitoraggio, e a Bagnoli non c'è stata un'esplosione di pozzo, quindi come minimo dovrà essere permanente, insomma, il monitoraggio di quell'area, che è stata completamente modificata. Un'area fragile, modificata permanentemente per un danno causato da un incidente grave, dove non bisognava in maniera più assoluta andare neanche a percorrere. Questa è la sintesi, quindi okay. Da quello che ho ascoltato dal professore Mastro Lorenzo sembra che non sia proprio, sia sconsigliata qualsiasi azione di perforazione su quei territori, perché possono andare a rompere alcuni equilibri. Queste sono state le parole del professore ascoltate in altre dirette. Ma che cosa potrebbe causare in futuro questa perforazione? Siamo in grado di stabilirlo? Perché alcuni hanno detto che siamo al di sopra di una faglia, al centro della zona rossa. Quindi quali potrebbero essere gli eventuali rischi della popolazione, se mai ci fossero? Allora, Ciro, non è prevedibile, ovviamente. Diciamo che l'unico nostro riferimento è il comunicato ufficiale dell'INGB, la relazione di 120 pagine, dove si afferma che in quella zona non si può trivellare per nessun motivo, né bassa né alta, in Pompia, nulla, nulla, nulla. Questa
questa è la posizione ufficiale del Comitato Scientifico, quindi dell'INGV, che è l'organo di maggiore rappresentativa, insomma, quindi osservatore professionale dell'INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, che è espressa. Allora, Ciro, scusami, se il dottor Marco Lorenzo. Io ho perso un attimo. L'unica. Ci riesce a sentire? Ci interrompo solo un attimo. Non so se il dottor Massimo Lorenzo ci sente. Perché sì, visto mi che sento male. Perché non... sto per strada, quindi vediamo se trovo un posto, diciamo, meglio servito dalla rete. Adesso mi sentite? Ma adesso proprio in questo momento bene. Perfetto, perfetto. E allora non so se siete riusciti a ricevere qualcosa di quello che ho detto prima. Sì, sì, quello di prima sì. Ah, quello di prima, cioè sul fatto che non sappiamo in realtà niente di questa chiusura e probabilmente deve essere valutato meglio come e diciamo in che modo chiudere. Anche in relazione a un adeguato monitoraggio dell'area che non è stato fatto per quanto ci risulta, prima è stato fatto solo occasionalmente durante questo incidente che così è stato definito dall'Unione Geotermica Italiana e dovrebbe essere fatto almeno dopo in modo continuo per conoscere le modificazioni del sottosuolo indotte da un'estrazione, dall'estrazione di migliaia o forse decine di migliaia di tonnellate di fluidi in quel mese e più di emissione incontrollata dal pozzo. Si chiamano eruzioni del pozzo quelle, ma non è una cosa normale avere un pozzo così, appunto è un incidente come è stato riportato dall'Unione Geotermica, e un pozzo fuori controllo può fare qualsiasi cosa, può alterare il sottosuolo, aumentare la fratturazione del sottosuolo, creare nuove vie, rischio che si verifichino poi effetti anche a medio a lungo termine, non solo a breve termine, non solo immediatamente durante le operazioni o durante la dottore, okay, volevo far intervenire anche un attimo, volevo far intervenire la consigliera Maria Muscarà, perché a breve ci deve lasciare, non so se mi avete riportato. Maria, vi lascio un attimo perché sono oltre i limiti, io devo lasciarvi, mi dispiace, tanto avete Mastro Lorenzo per fortuna, ci aggiorniamo a breve, grazie davvero a tutti, sono disponibile per un prossimo incontro quando volete, grazie. Grazie Vino, buona serata. La cosa importante che voglio dire è che io purtroppo devo scattare. Aver toccato due temi è stato un ottimismo sfrenato, non ce la facciamo, gli argomenti sono tanti, poi se c'è Mastro Lorenzo pendiamo tutti dalle sue labbra, quando lui parla naturalmente vogliamo ascoltarli perché i dubbi sono tanti. Il problema che dovremmo porci adesso, al di là delle definizioni tecniche che il professor Mastro Lorenzo ci darà e che soltanto lui ci dà, perché il resto delle risposte che sono arrivate sono state tutte risposte dubbiose. Ogni volta il primo question time che ho fatto è stato immediatamente dopo, penso 2 o 3 giorni dopo l'esplosione del pozzo, ma l'assessore non sapeva nulla, l'INGV diceva di non sapere nulla, cioè non si era capito chi era andato a bucare lì dentro. Alla fine tutti i documenti che abbiamo raccolto, la mancanza di monitoraggio, la mancanza di un progetto chiaro condiviso con la popolazione, voglio solo ricordarvi che esiste una convenzione che si chiama la Convenzione di Aarhus, che è stata fortemente voluta e che obbliga, quando si tratta di fare azioni in campo ambientale sul territorio, di condividerle con i cittadini. I cittadini devono sapere quello che sta succedendo sotto i propri piedi. Questa cosa non è stata condivisa da nessuno, né con i sindaci né con i cittadini, perché hanno fatto una furbata, hanno fatto passare tutto questo per una sperimentazione che è costata circa 4 milioni di euro. La maggior parte di questi soldi già sono stati attribuiti in consulenze e spese varie, perché era una sperimentazione. La parte finale, il buco fatto alla meno peggio con l'esplosione del pozzo, perché è esploso, ci ha fatto accorgere di tutto ciò, altrimenti questa cosa sarebbe stata assolutamente silente, noi non avremmo saputo nulla di questa cosa. Ed è questa la follia, non è pensabile che nella terra
più rischiosa al mondo. Dentro la caldera ci sia ancora qualcuno che pensi di sperimentare, illudendoci e imbrogliando, dicendo che ci sarà l'energia gratis. Gratis non dà niente nessuno, quindi togliamo da mezzo quest'altra favola che si sono inventata. E anche se fosse gratis, cosa che non lo è, io non intendo mettere a rischio la mia salute, la salute dei miei figli, anche il valore della mia casa che sta magari vicino ad Agnano, a Forigrotto, a Pozzuoli, soltanto perché questi signori devono sperimentare. Quindi, secondo me, al di là del tecnicismo che il professor Massa Lorenzo insomma, ci ha aiutato ad affrontare, c'è un problema di sicurezza delle persone. Nessuno può pensare di fare sperimentazioni in un territorio così rischioso, dove oltre ai rischi che ci sono, c'è una sovrappopolazione notevole. Immaginate Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli, che quante migliaia di persone abitano lì. Quindi l'argomento da un altro punto di vista. Questa cosa, ce ne siamo accorti perché è esploso il pozzo. Se il pozzo non fosse esploso, questa cosa sarebbe rimasta silente, loro avrebbero giocato a fare il piccolo chimico o il piccolo meccano, i soldi se li sono pigliati e arrivederci, grazie. Paradossalmente, dottoressa, paradossalmente, molti si sono posti il problema. Paradossalmente, dottoressa, molti si sono posti il problema se ci fossero o meno i soldi pubblici per mantenere la tangenziale qualora fossero stati eliminati i pedaggi, però poi vediamo che i soldi pubblici vengono poi sprecati per queste sperimentazioni in un posto dove quella geotermia non potrà mai essere poi utilizzata, perché quello è un posto dove le perforazioni sono pericolosissime e tra l'altro già state sconsigliate in passato da illustri geologi, tra cui anche il professore Mastro Lorenzi, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Da lui l'INGV ha dichiarato in questa relazione che siamo riusciti ad ottenere, perché i documenti sono proprio imbarazzanti, poi se uno c'ha un po' di tempo di leggersi tutta la cronologia di questi documenti, veramente imbarazzanti le posizioni. L'INGV dice io non so, l'assessore dice io non so, De Luca non parla, nel frattempo si scava un camioncino alla meno peggio che entra là dentro, che non si sa che quello che deve fare, il sindaco di Napoli che non si interessa di nulla, il sindaco di Pozzuoli che dice chiudiamo, però poi non continua nella sua azione, De Natale che dice no, ma io avevo avvisato l'INGV sia di dove si faceva il buco sia che saremmo partiti a fare il buco. Insomma, veramente mi sembra la banda, non so come chiamarla, sta banda che si è messa in atto. E effettivamente i soldi pubblici, è chiaro, vengono utilizzati in maniera molto leggera quando si tratta di questa cosa qua. Quando devono essere fatti risparmiare ai cittadini che già hanno pagato tutto quello che c'è da pagare, si dice non ci stanno soldi. Perfettamente ragione. E poi comunque il fatto che i cittadini sono stati costretti a rivolgersi a un avvocato e alla procura significa che in quel momento esatto la politica e le amministrazioni sono state sconfitte, perché i cittadini, per difendere un loro diritto, devono chiamare la procura contro gli amministratori. Guardate che veramente è surreale tutto ciò, è proprio surreale. Cioè un governatore che fino adesso ha giocato con il lanciafiamme che gli ha fatto, che adesso gioca con le trivelle. Questo è. Ciro, ci possiamo lasciare con la procura. Professore, voleva aggiungere qualcosa, professor Mastro Lorenzo? No, diciamo giusto in sintesi direi che questo pozzo, anche se in teoria è un pozzo poco profondo, ha rivelato tutte le criticità del sistema, quindi le criticità appunto dal punto di vista amministrativo, gestionale, tecnico, operativo, di rapido intervento a livello di sistema di protezione civile nazionale, e soprattutto ha rivelato delle grandi contraddizioni e delle grandi superficialità, visto che l'INGV, con un documento che io avevo sollecitato al Dipartimento di Protezione Civile proprio quando stavo contrastando i progetti che poi diciamo contribuì a far bocciare dal 2015 al 2018 nei campi Flegrei a Ischia, e l'istituto si era espresso in modo molto chiaro sulla pericolosità anche della sola trivellazione, per il rischio di esplosioni dei pozzi, quello che poi è successo su un pozzo
poco profondo, immaginiamo su uno profondo 1000 metri oltre, e si era espresso sui rischi connessi allo sfruttamento dell'energia geotermica. Quindi ormai il mondo scientifico, quello vero, quello che è di riferimento sia nel contesto internazionale delle pubblicazioni e ricerca scientifica, sia come referente della protezione civile del Dipartimento, essendo centro di competenza del Dipartimento di Protezione Civile per il rischio sismico vulcanico, l'INGV si è espresso. Quindi quando molti, millantando competenze in ambito geotermico, dicono sì, ma gli scienziati in genere ritengono che non ci sia rischio, dicono una sciocchezza enorme. Quindi sono emerse tutte queste contraddizioni, tutte le sciocchezze che si dicono regolarmente, tutte le false, diciamo, teorie della sicurezza della geotermia, perché abbiamo appreso anche negli anni scorsi a livello mondiale da disastri avvenuti in aree geotermiche che la geotermia purtroppo non è né pulita né sicura né rinnovabile, e purtroppo quindi sta cambiando il modo di vedere la geotermia, e quindi si dovrà fare i conti con queste esperienze. Quindi il nostro pozzo, e diciamo nostro perché l'hanno fatto nel nostro territorio, ha fatto esplodere, oltre che la falda idrotermale, anche tutte le inadempienze, le inadeguatezze, le contraddizioni, gli interessi privati, e una serie, diciamo, di atteggiamenti compiacenti da parte delle istituzioni e anche del mondo della ricerca verso, diciamo, un certo tipo di azioni, di interventi, di progetti che appunto certamente non sono utili alla collettività, per quello che abbiamo visto. Cioè, praticamente, dottore, professore, ci sta dicendo che in linea generale la geotermia comporta dei gravi rischi per il territorio, quindi in ogni luogo questa venga effettuata può avere delle conseguenze gravi sul suolo di quel territorio. Addirittura poi sono andati ad effettuare una perforazione dove, nel peggior posto in assoluto al mondo, credo, che è quello di un supervulcano all'interno della zona rossa, al centro della zona rossa, in pratica si è andato a perforare, cioè in barba proprio a tutte, in barba alla sicurezza dei cittadini praticamente. Ma si è andato ad esporre i cittadini ad un rischio enorme. Chiedo scusa, un attimo, io vi devo lasciare perché purtroppo per me si è fatto tardissimo, quindi volevo ringraziarvi, salutarvi, grazie dell'invito, di questa cosa, teniamo viva l'attenzione per favore, quindi vanno benissimi tutti i collegamenti che facciamo, le dirette, gli articoli di giornali, perché questa cosa non può passare così in silenzio. Questi signori ci avevano provato nel 2015, pensavamo che avessero terminato, ci hanno riprovato nuovamente e ci riproveranno ancora. Ho letto adesso sul giornale che addirittura mo vogliono provare ad esportare questo tipo di esperimento, diciamo, anche in Arabia Saudita. Non lo so quanto gli converrà, perché in Arabia Saudita non sono così delicati come siamo noi che andiamo alla procura, ma insomma usano altri metodi poi per dissuasivi. Quindi io vi ringrazio, grazie mille, grazie. Ok, grazie mille consigliera Muscarà, speriamo che in futuro ci sia la possibilità di fare altre trasmissioni del genere e magari affrontare ancora più a fondo il discorso, perché in un'ora due argomenti come di genere non è semplice farlo, però diciamo in 30 minuti ogni argomento alla fine siamo stati abbastanza esaustivi per capire che cosa, quali erano le problematiche che abbiamo affrontato. Grazie ancora, grazie ancora. Arrivederci. Ok, Ciro, allora diciamo che... Allora, il professore, anche un attimo, ho posto una domanda al professore, magari è l'ultima domanda alla quale vorrei una risposta, dopodiché poi possiamo anche chiudere la diretta, se il professore c'ha ancora un po' di tempo a disposizione per farlo, grazie. Sì, ripeti un attimo velocemente la domanda, Ciro, in sintesi. Ah, penso che l'abbia ascoltata. Professore, sì, vabbè, quella... Sì, no, certamente è così, ma quello che è più grave ancora è che queste erano istituzioni di ricerca, era un progetto di ricerca e quindi tutti quelli che hanno partecipato dovevano conoscere le vicende della geotermia in quest'area, che dal tentativo di perforazione profonda
del 2012 alle due centrali geotermiche bocciate, così come era stata sospesa e bloccata la perforazione profonda, ad altri progetti, per esempio la perforazione del Marsiglia, erano stati tutti fortunatamente rigettati. Quindi un paradosso è che gli enti di ricerca e le istituzioni collaboravano, erano consulenti per la realizzazione di impianti di interesse commerciale, economico, eccetera, e venivano bocciati. Quindi le istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare la sicurezza in base alle loro conoscenze. E in questo caso c'è stata proprio l'apoteosi della contraddizione, cioè Università di Napoli, le varie università, il CNR, purtroppo anche il mio istituto, ovviamente non l'istituto nella sua interezza, delle componenti, dei soggetti di questo istituto, erano come se nulla fosse, come se non ci fosse stata la bocciatura di un progetto proprio in quell'area, un documento ufficiale inviato alla Protezione Civile, un documento molto dettagliato di un gruppo di lavoro istituito nel 2016 dall'INGV, quindi dalla massima autorità scientifica nazionale, tra le massime internazionali, che denunciava i rischi di esplosioni di pozzi, rischi di terremoti indotti e innescati. E quindi loro invece erano totalmente indifferenti a queste cose e procedevano autonomamente nell'area più pericolosa, non in un'area marginale, no? Poi anche quando si parla, sì, in passato si sono fatte trivelazioni, lasciamo fare che erano fatte magari in epoca fascista e soprattutto quando non c'erano queste competenze, ma anche più recentemente sono state fatte per valutare le potenzialità di questi possibili impianti, ma oltretutto non nell'area fumarolica, ma sono state si è cessato questo tipo di attività da quasi 40 anni ormai, quindi non è una cosa attuale, ormai la geotermia è ferma in Italia proprio perché si comincia a acquisire consapevolezza, ma soprattutto nei campi flegrei noi abbiamo per la prima volta, anche con la posizione ufficiale dell'INGV, sancito in modo inequivocabile che è rischiosa, che induce sismicità, che può causare disastri, soprattutto in aree sismiche e vulcaniche. Quindi paradossi su paradossi, servirà come esempio, speriamo, nel futuro, perché si rinunci in modo definitivo a questo tipo di attività in aree a rischio e si rivaluti poi anche a livello più generale la pericolosità delle trivellazioni, che anche in aree non sismiche inducono sismicità, anche in aree non sismiche alterano il sottosuolo, quindi nella valutazione costi-benefici che già bisogna vedere se è corretto farla, perché quando tra i costi ci sono i rischi per le vite umane o per la salute, non si possono fare valutazioni costi-benefici, tantomeno in aree ad altissimo rischio, al massimo rischio al mondo, come la Campania e come tutte le altre aree sismiche tra Campania, Lazio e Toscana. Ciro, scusami, in conclusione io vorrei approfittare del professore a questo punto per chiedergli, secondo lui, che tipo di riconversione, visto che adesso, anche dopo questo successo, diciamo paventato successo dell'Italia a Bruxelles, ci saranno diversi miliardi da dover poi riconvertire, secondo lui che tipo di riconversione, visto che si parla molto del green, potrebbe essere poi quella ideale per il territorio italiano? Ma diciamo, io poi non mi occupo specificamente di questo argomento, me ne sono occupato perché va a agire su quello che è la mia competenza. Io mi occupo di vulcani, terremoti, di dinamica di questi sistemi geotermici, di sistemi calderici, quindi sostanzialmente non mi occupo di... Ma ci sono tante altre forme di energie che sono realmente rinnovabili, come per esempio oggi si parla di energia delle onde, il moto ondoso, oltre che il solare, oltre sull'eolico ci sono altri problemi che conosciamo, però appunto non voglio entrare nello specifico. Per me la cosa più importante sarebbe la riduzione del consumo di energia, trovando anche soluzioni più ecosostenibili, più ragionevoli nel rispetto all'ambiente. Quindi questa secondo me è la prima, dovrebbe essere il primo impegno, no? Degli stati evoluti e con alto livello di responsabilità
come quelli europei. Bene, Ciro, a te saluto. Okay. Come sempre molto esaustivo e sempre piacevole ascoltare il professor Mastro Lorenzo, che a me mi affascina moltissimo ascoltarlo, mi appassiona molto quando affronta questi argomenti, perché rende questa materia bella, chiara, trasparente e facilmente anche comprensibile per chi magari non conosce a fondo questo tipo di materia. Grazie ancora professor Mastro Lorenzo di questo intervento. Grazie a voi per l'invito e per l'attenzione. Penso il tempo a disposizione sia ormai terminato, quindi siamo in chiusura. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao Carmine, buona serata anche a te.